Questo che quindi già dal nome capite bene che cambia quella che è la colorazione. Quindi secondo voi di che colore sarà il ragnetto giallo della vite? E sarà di colore giallo. Quindi questo ragnetto si contraddistingue per una colorazione molto diversa da quello precedente, la giallo e il rosso si riconoscono bene. Questo, anche questo fa parte degli altri, quindi molte caratteristiche saranno simili a quello che abbiamo già visto. Le piante ospiti, vedete, sono vite, ma non solo la vite, abbiamo anche latifoglie forestali e di interesse paesaggistico. Quindi, vedete, raramente lo troviamo nelle altre piante da frutto, bene? Ma lo troviamo come pianta, diciamo, da frutto, principalmente nella vite, che è quella che poi a noi ci interessa. Sarebbe interessante anche a vedere tutta quella che è la patologia delle piante forestali, bene? Però per ovvi motivi, di tempo. E poi non le ha affrontate nemmeno, non so se a gatto l'ho fatto un po' di quella che è la selvicoltura, io nella un pochino lo faccio, però non c'è il tempo di fare le malattie delle piante forestali, che tra l'altro poi sono anche un pochino meno studiate, perché capite bene che i trattamenti non si fanno come in ambiente agrario, in ambito forestale, soprattutto per un discorso economico e anche per la difficoltà dei luoghi dove si trovano, cioè non è che sono, molto spesso sono in forti pendii, quindi è difficile agire con le macchine operatrici. Naturalmente vi dice che questo ragnetto giallo è particolarmente diffuso nelle regioni centro-settentrionali e è un acaro con abitudini alimentari mediamente polifaghe. Come si era visto, l'altro ragnetto era molto più polifago, però anche questo non è che si nutre di una pianta soltanto. Abbiamo detto vite, poi latifoglie forestali di interesse paesaggistico, quindi comunque ha un bel quantitativo di piante che può attaccare. Le femmine adulte svernanti, vi dice, sono di colore giallo-dorato, come diceva anche il nome iniziale, mentre le forme primaverili estive hanno un colore, vedete, giallo-verdastro. E ci avete anche le immagini, la figura 231, vedete proprio questa colorazione gialla che si conosce molto bene. Le dimensioni di questo acaro, vi dice, sono inferiori agli 0,5 mm, quindi anche questo, diciamo, è un acaro molto piccolo, va bene. E il danno è provocato essenzialmente dalle punture trofiche. Cambia poco da quello che era il danno visto prima, almeno da quell'altro ragnetto. E naturalmente però è diverso dal momento in cui si verifica, quindi dalla fase fenologica in cui va a attaccare, e naturalmente è diverso a seconda dell'entità con cui attacca. Quindi se c'è un acaro, per fare un esempio assurdo, se c'è un acaro sulla pianta non avete nessun danno, se c'è 1 miliardo di acari, e capite bene che il danno sarà molto maggiore. In primavera, vi dice, i ragnetti, svernando come femmine adulte, possono entrare in attività molto presto, perché un conto è svernare come uovo, quindi se sverni come uovo, alla ripresa delle temperature, quindi primaverili, come siamo in questo momento, l'uovo si schiude e dà origine alle nuove generazioni. Quindi un minimo di tempo per la schiusura serve, va bene? Se invece è già una femmina adulta, appena abbiamo il rialzo termico, questa può immediatamente attaccare la vegetazione, è molto più precoce l'attacco. E infatti vi dice, può attaccare già nelle fasi di germogliamento. In questo caso, cosa provoca? Provoca un'atrofia dei giovani germogli che crescono stentati e in modo irregolare, sempre lo stesso discorso. Abbiamo la sottrazione della linfa, quindi si tolgono sostanze nutritive, questi germogli cresceranno in maniera più stentata. Poi, in modo irregolare, perché come sempre dove abbiamo questa azione di puntura trofica, quindi puntura a scopo alimentare, quelle cellule non si accrescono più in maniera regolare, ma si accresceranno molto meno, potranno andare incontro a morte. Quindi in quella precisa parte attaccata non abbiamo più distensione cellulare, non avendo più distensione cellulare abbiamo una deformazione del germoglio. Poi si possono notare delle necrosi puntiformi nelle giovani foglioline, naturalmente anche queste sono dovute alle punture di nutrizione degli adulti. Naturalmente anche le foglie attaccate, così come era per i germogli, crescono in maniera stentata, quindi atrofiche e deformi. Negli attacchi tardivi, il sintomo più tipico, vi dice, è localizzato sulle foglie già formate e distese, sulla cui pagina inferiore l'acride, l'acaro, scusate, vive in colonie. Le punture delle diverse forme mobili cosa provocano? Sempre sulle foglie, naturalmente. Dapprima, e ci avete anche qui nell'immagine, la 230,
evidenzia alterazioni cromatiche che si localizzano vicino alle nervature, con un'espansione centrifuga, cioè vanno dall'interno verso l'esterno del sintomo. Naturalmente le alterazioni cromatiche comportano arrossamenti o ingiallimenti irregolari dell'area fogliare. Quindi la notate molto bene, non è più della sua tipica colorazione verde, ma diventa di questa colorazione, insomma, giallognola, va bene, strana, oppure addirittura arrossata. Quindi capite subito che c'è qualcosa che non va quando la foglia perde il suo colore verde. Abbiamo visto, le alterazioni cromatiche possono essere tante nella vite e tutte ci identificano per lo più, va bene, alcune patologie ben specifiche. Altra, diciamo, danno, naturalmente queste alterazioni cromatiche sono seguite da necrosi, quindi dalla morte, naturalmente, le cellule attaccate. Quindi se le cellule muoiono andiamo incontro a disseccamenti irregolari e caduta delle foglie. Vi dice, si verifica in una fase fenologica in cui la pianta svolge intensa attività fotosintetica. Naturalmente, che sapete, l'apparato fogliare è quello più fotosinteticamente attivo, va bene, quello che fa la stragrande maggioranza dei fotosintetati, soprattutto gli zuccheri per accumularlo negli acidi. Quindi se la stragrande maggioranza dell'area fogliare inizia a morire, andando incontro a necrosi, naturalmente si perde anche la capacità fotosintetica, quindi la capacità di accumulare zuccheri negli acini. Quindi come risultato finale abbiamo un'uva che ha uno scarso tenore zuccherino e quindi sapete benissimo che è fondamentale, sia che sia una produzione d'uva da tavola, che quindi il sapore dolce è fondamentale, se potete mangiare qualcosa che non è dolce, altrimenti l'uva da tavola non viene nemmeno commercializzata, ma anche nella produzione delle uve da vino, perché sapete, si è visto anche noi con la glicolisi, che gli zuccheri sono la base partente della glicolisi, che poi il metabolismo basale te lieviti per la produzione, in assenza d'ossigeno naturalmente, dell'alcol etilico e della CO2. Quindi fondamentalmente, sapete, poi ci sono vari dettami di legge che ci dicono quanto deve essere il grado alcolico di un vino, va bene, minimo e massimo. Naturalmente sotto il minimo ci si va mai perché sono valori molto bassi, però capito, non potete commercializzare un vino rosso, ma nemmeno bianco, che abbia 10 gradi alcolici, sarebbe un vino che non troverebbe nessuna collocazione sul mercato, insomma, nessuno ve lo compra. Guardiamo il ciclo biologico di questo ragnetto giallo. Come si è detto, sverna come femmina fecondata, quindi come femmina adulta, sotto la scorza o negli anfratti della stessa. Quindi sapete che la vite, vabbè, tranne proprio i primissimi anni, primo o secondo anno, poi ha una scorza ben evidente, o molto importante, e quindi lì trovano riparo, se visto non sono tanti il ragnetto giallo, ma anche molte altre, diciamo, forme svernanti di altri agenti di danno o patogeni. Naturalmente in primavera riprende l'attività molto presto, causando quindi danni sui germogli. Da queste femmine svernanti origina una serie di generazioni primaverili estive che possono essere 7-8 all'anno, in alcuni casi invece 5-6, va bene? Naturalmente dipende dall'andamento climatico, questo è il numero di generazioni. Spesso, come si era già visto per l'altro ragnetto, queste generazioni si sovrappongono, quindi determinando la temporanea presenza di adulti, larve e uova sulla vegetazione colpita. Quindi non è che trovate una sola forma sulla generazione colpita, ma man mano che andate avanti, tutte le generazioni tendono a sovrapporsi e quindi trovate tutte le forme possibili di questo ragnetto sulla vegetazione. E questa è un pochino una complicazione per la lotta, perché spesso noi, no, come si è già visto, tenderemmo a usare prodotti specifici per contrastare questi agenti di danno, però il prodotto specifico, ad esempio, ovicida, quindi ci uccide le uova, larvicida, le larve, adulticida, gli adulti. Ma se ci sono tutti insieme, molto spesso siamo costretti a utilizzare un prodotto ad ampio spettro, cioè che ce le prende un po' tutte, perché se no uccido le uova, ma mi rimangono tutte quelle altre e il danno mi ci rimane, oppure uccido le larve, ma mi rimangono le uova e gli adulti, e quindi non riesco a contrastarlo bene. Comunque vedremo che non è così pericoloso il ragnetto giallo, come abbiamo visto anche il ragnetto rosso, cioè rarissimamente interveniamo in maniera specifica contro questa gente di danno. Naturalmente, vi dice, la lotta segue gli stessi criteri che abbiamo visto per il ragnetto rosso. Naturalmente, come sempre abbiamo detto, non si può fare una lotta a calendario, ma dobbiamo fare una lotta. Prima di fare un intervento, dobbiamo eseguire i campionamenti e valutare se effettivamente il fitofago è presente
e se è presente, va bene, in una percentuale tale da arrecarci un vero e proprio danno. Vedremo le soglie di intervento, questi lamienti sono veramente molto elevate. Altra cosa che dovete campionare è la presenza dei suoi antagonisti naturali. Come si è detto, anche per il ragnetto rosso, anche il ragnetto giallo ha tantissimi antagonisti naturali che di norma riescono a controllare molto bene questo fitofano. Quindi interventi specifici veramente sono rarissimi, sono un'eccezione. Ovviamente il campionamento, vi dice, deve essere eseguito al germogliamento e in questa fase si controllano le giovani foglioline. La soglia di intervento, vedete, è altissima. Si parla del 60% di foglie infestate da forme mobili, cioè 6 foglie su 10. Ricordatevi, quando si parlava di signora Tignoletta, era il 5% degli acini, quindi per fare un pochino un confronto. In piena estate si va a verificare la presenza del fitofago sulla pagina inferiore delle foglie. Qui la soglia di intervento è più bassa, si parla del 30-40%, più bassa, tra virgolette, sempre una soglia importante, sempre di foglie infestate da forme mobili. Perché così come avevamo visto per il ragnetto rosso, anche il ragnetto giallo si avvantaggia moltissimo di quello che sono le alte temperature, quindi diventa molto più pericoloso in piena estate che non in primavera. Infatti, vedete, la soglia di intervento praticamente si dimezza in piena estate, diciamo. E poi se ci va a colpire, come si è detto, in maniera importante l'apparato fotosintetico, cioè le foglie, poi naturalmente non abbiamo, come si è visto, l'accumulo degli zuccheri negli acini e quindi poi un prodotto scadente. Naturalmente, come sempre, bisogna ricordare che la scelta dei principi attivi da utilizzare devono salvaguardare la biocenosi e specialmente il controllo naturale degli acari. Come si era già visto, gli acari utili, o comunque tutti quelli che sono gli insetti utili, sono più sensibili a questi principi attivi insetticidi o acaricidi, come in questo caso. E quindi, se fate trattamenti, poi è da lì in poi che nascono veramente i problemi. Cioè, se un anno siete costretti a trattare, praticamente sterminate la popolazione utile e gli anni a seguire questi acari diventeranno sempre più pericolosi perché non hanno più nessuno che li controlla. Quindi proprio il trattamento deve essere una cosa estrema, perché generalmente è controllato tranquillamente dagli antagonisti naturali. Va bene? Naturalmente si interviene al superamento della soglia di intervento, anche qui vi fa tutta una serie, va bene, di nomi, di principi attivi, ma voi ricordatevi i principi, come vi dicevo, ci sono gli ovicida, neanicida, l'ovicida, neanicida, anche quest'altro prodotto, poi alcuni invece sono adulticida e neanicida, alcuni sono adulticida e così via. Quindi abbiamo tutte le varie combinazioni. Vedete, molto spesso ogni principio attivo ha più di un'azione, cioè non colpisce soltanto una forma, perché si è detto le forme sono sovrapposte. Bene? Poi, naturalmente, come si era visto anche per il ragnetto rosso e gli acari in generale, questi acari sono molto sensibili allo zolfo, che è molto utilizzato in viticoltura proprio per il controllo, quindi preventivo dell'oïdio. Sapete che lo zolfo ha questa azione di sublimare, quindi con le temperature elevate, sublima, forma questi gas tossici, ovviamente va ad uccidere per asfissia anche questi acari. Quindi, tra, diciamo, gli antagonisti naturali, tra i trattamenti a base di zolfo, diciamo, non sono mai giustificati, almeno in pieno campo, trattamenti acaricidi specifici, tranne che praticamente non abbiate quasi tutte le foglie infestate, perché se si superi i 60 vuol dire andare verso i 70, l'80, vuol dire quasi 8 foglie su 10, praticamente tutte, cioè vuol dire avere il vigneto pieno, ma lì vuol dire che c'è stato qualche problema prima, cioè avete esagerato con qualche prodotto, oppure sono anni che ripetete trattamenti acaricida e quindi avete distrutto tutti quelli utili, altrimenti, insomma, ecco, trattamenti specifici non si fanno mai. Poi anche i prodotti che si utilizzano contro la fignola, tignoletta o così via, comunque insetticidi, hanno una certa azione abbattente nei confronti anche di questi acari. Quindi non vi preoccupatevi di tanto, però monitorate. Può essere più pericolosa la storia nei vivai naturalmente la concentrazione è altissima, le piante sono molto più giovani, perché se in pieno campo attaccano 2 foglie su una pianta, insomma, il danno è molto limitato, ma in un vivaio il danno può essere molto più elevato, perché le giovani piantine hanno poche foglie e se si compromette quella che è l'attività fotosintetica delle piante adulte non c'è l'accumulo di zuccheri, ma lì non abbiamo le sostanze riserva e quindi poi non c'è lo sviluppo dei tralci e quindi poi non riuscite più a venderle queste, e quindi semmai in vivaio prestate più attenzione, va bene?